Ok, allora, tieni, c'è il vasino, tu sai, devi fare la pipì, qua ci sono le salviette e il talco profumato. Ma tata, non mi aiuti? Ma tu sei già grande, puoi fare da sola, e poi io mi sono dimenticata i guanti. Quindi adesso tu sai come fare, fai i tuoi bisogni e poi ci prepariamo per il picnic, ok? Ok. Va bene. Ce la possiamo fare, a non cadere! Siete arrivati? Voglio il ciuccio! Voglio il ciuccio! No, sì, no, dammi il ciuccio! No! Voglio no. il ciuccio, voglio quel ciuccio! Gna 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 gna! Voglio il ciuccio! Gna gna gna! No! Gna! Mio! Ragazzi, ok! No, non si può lasciare soli! Adesso mi metto in mezzo, ok? Voglio Tieni! Ok, allora, qui troviamo un po' da mangiare. Chi dei due lo vuole questo? Io! Se l'è presa qui. Hai poi... già mangiato? Ti... C'è il tuo panino, dov'è? No, no. No, no, fermi! No, 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 qui. No, no, no. Dov'è il tuo panino, Leonardo? Eva, me lo puoi prendere lì dentro? Grazie. Lo vuoi il panino? Mm-hmm. Ok. Guarda, tutto tuo. Ce la fai a mangiare? Anch'io! Aspetta a mangiare! Dobbiamo vedere chi ha vinto! Lilia! Cosa sta succedendo? Che c'è? Cosa sta succedendo? Chi è il genio che gli ha dato le patatine piccanti? Ma che ne so! È lui che le voleva! No. Fermo, non devi mangiare! Dobbiamo vedere chi ha vinto la gara del panino! Io. Tommaso, tranquillo! Non mangiare! No, devi mangiare! Aspetta! Vuoi il panino? Sì. C'è il tuo panino qua, ok? Daglielo su. Questo non è piccante. Tieni. Ok. A te piace? Ha fatto un buon lavoro, Charlotte? A te piace? Ha fatto un buon lavoro, Eva? Ok, quindi allora dovranno decidere loro chi ha vinto. Ok. Buono? Ok, fammi assaggiare il tuo. Hanno vinto Leonardo e Charlotte. Batti il 5! Batti il 5, Tommaso. Non piangere! Non importa, non piangere. Non piangere, ok? Non bisogna comportarsi così, noi siamo... Vuoi delle caramelle? Noi, ma con gli altri bisogna. Ok, mangia delle caramelle. Mi preparo a partecipare. Vuoi fare delle foto? Vai! Cheese! Quanto siamo belli! Tommaso, vuoi farti anche tu delle foto? Perfetto! Ok, guardiamole. Adesso giochiamo, ok? Sì! Va bene! Fuia! Aia! No! State fermi! Tata. Leonardo! Leonardo! No, non funziona così, fermo! Oddio, l'hai fatto piangere! No, sì! No, cosa hai... Charlotte, devi educare meglio questo Leonardino! Tata. Ha fatto male, ha fatto piangere Tommaso! Ha perso! È lui che è troppo scarso, Leonardo ha solamente vinto! Quindi è normale che tra bambini si infilzino con delle spade! Certo, sono di plastica, lo fanno per divertirsi! No! No, Leonardo, basta! Tata! Fermi! Basta! State fermi! Ho fatto la bua! Cosa ti ha fatto? Qua! Ok, qua. Aspetta un attimo! Ha fatto bene! Basta! Batti 5! Bravo! Così si fa! Tommaso! Linda, porta una medicina! Oh mio Dio, ragazzi, ma lo fa apposta! Non stare qui impalata, vai a prendere la medicina! Ok, arrivo subito! Nina! Cosa ridete? Se non stavi male? Sì, mi fa male. Okay, dagli la medicina. Fammi ascoltare un attimo il battito. Stai fermo!
Ok, io il tuo cuore non lo sento, quindi non so se tu sia morto o meno. Però, quindi dovrei portarti via. Potevi tirargli una cosa più forte. Ho paura. Portarlo via? Sì, portarlo via. Gli farò qualche puntura e gli darò qualche medicina. Ho paura. No, alzati! Non ti preoccupare, è un'infermiera. Dai, saprà cosa fare. Poi starai meglio, ok? Vai, vai, andiamo. Muoviti. Linda, aspetta, non fargli male, ok? Certo che non gli faccio male, sono un'esperta. Ma non gli ho fatto male, vero? Assolutamente no, lo sta facendo tutto apposta. Non ci credo, per un po' di attenzioni. E potevi tirarglielo anche più forte. Dai, veloce, muoviti. Fa male, tanto male. Vuoi morire? Se non vuoi morire, allora entra e sdraiati. Ora, per prima cosa, ti devo fare una puntura, ok? Ok. Fa male? No, no. Fatto. Ok, ora ti misuro la febbre. Ok, non hai la febbre. Tieni. Grazie. Ti piacciono? Sì. Ok, si è addormentato, quindi... il mio lavoro è concluso, posso andare. Linda, Linda, ferma! Cosa? Dov'è Tommaso? Tommaso, dov'è? Ah, sì, scusami, l'ho appena controllato perché aveva... si era fatto male. Sì. Sta dormendo. Là? Sì, boh, non so, si è addormentato. Ok, grazie dell'informazione. Ciao! Tommaso! Tommaso, svegliati! Devo dirti una cosa importante. Mettiti a sedere. Ok, quando sono andata a casa di Charlotte ho trovato questo zainetto e dentro c'era questo libretto. Dammi. Allora vediamo. Crewmate. Non è quello di Among Us? Ti voglio bene e ti amo. Bel casino, il tuo Agu. Ah, dove l'hai trovato? Nella tenda di Charlotte. No, mica sei geloso ancora? Sì. Quindi ti piace ancora Charlotte? È un momento strano, un po' particolare, quindi devo un po' chiarirmi le idee. Però, cioè, ora devo riuscire a trovare il numero di Augusto per parlargli, perché mi sono stancato veramente. Io ti posso aiutare. Come? Chiamiamo qua Charlotte e prendiamole il telefono. Ok, va bene. Eva, veramente grazie. Sei una mia fantastica. Non ti preoccupare. Non è che... cioè, non è che hai accettato la richiesta di Leonardo, vero? Ma no, ancora no. Siamo un po' in una fase in cui stiamo un po' pensando. Ok, allora va bene, vai a chiamarlo. Vado. Grazie. Ci mancava solo questa. Ok, quale colore ti piace? Questa. Arancione. Tieni. Giallo ti piace? Anche a me, vai. Fragola? Ragazzi, scusate se vi interrompo. Charlotte, avrei bisogno che tu venissi con me un attimo. Va bene, allora vengo. Vengo anch'io. Una cosa, puoi portare il telefono? Ok. Dove andiamo? No, no, comunque Leonardo, te puoi restare qua. Ho bisogno soltanto di Charlotte. Un secondo. Mangio tutte le caramelle. Ritorna subito. Va bene. Guarda il panorama, fai quello che vuoi. Non piangere e non urlare. Ok? Bravo. Perché siamo da Tommaso? Perché voleva parlarti. Ok, allora parlami. E Charlotte, puoi farmi una cortesia, per favore? Ho lasciato il telefono in casa. Posso chiamare mia mamma? Certo, prendi il mio. Ok, benissimo, grazie. Niente. Allora, parla su. Lo sai che cos'è? No, non so che cosa sia. Ti ricorda qualcosa adesso? Lo zainetto di Augusto. E cosa vorresti insinuare? Augusto, sì, è suo. E la promessa? Non sono stata io la prima. Tu l'hai infranta con Eva e mi è sembrato giusto che io la infrangessi con Augusto. Abbiamo solamente giocato da amici. Non come te, Eva, a fare TikTok. Da amici? Sì, ma l'ho visto, eravate così vicini, vi guardavate, ovvio.
A te piace lei e a lei piace te, quindi è ovvio che non è da amici. Certo che eravamo da amici, siamo stati 10 minuti insieme, a differenza di tua che sei stato praticamente tutto il pomeriggio. È come ancora vendetta. Per cosa? Perché hai infranto la promessa tra noi due. E te l'ho infranta a tua volta. Quindi tu mi hai chiamato per dire questa cavolata? È una cavolata? Infrangere una promessa? Non è una cavolata se tu l'hai infranta per prima, è come se l'avresti già infranta tu. Quindi io non ho infranto un bel niente. E poi ti sei arrabbiato per quella storia di Augusto che avevo messo al ghiaccio, quando in realtà sai anche tu che non è vero niente. Non ti ha messo il ghiaccio? Io gliel'ho messo il ghiaccio, ma da amici, perché li facevo male. Se lo poteva mettere da solo. E quindi che fine abbiamo fatto noi due? Non lo so, dimmi tu. Ragazzi, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Beh, cosa dovevi fare? Chiamare mia mamma. Ok, andiamo Eva. Credo sia arrivata l'ora di andare. Bella chiacchierata, come sei? Ciao Charlotte. Ciao. Che cosa? Ma non ha chiamato sua mamma. Sta nascondendo qualcosa.